Allora, oggi abbiamo ospite Simone Caputo. Simone non è un fotografo, in un certo senso ancora di più. Poi, no, perché semplicemente non mangia, non guadagna di fotografia, perché fa tutt'altro lavoro. Però ciò che fa lui, ora vediamo. Lui è un grande appassionato, prima di tutto, di montagna, della natura, cioè amante degli animali, ok? E Val d'Aosta, che è la sua patria, del luogo, che ci tiene, e ha fatto questo libro. Allora, Simone, spiegaci. Spieghiamo. Perché l'hai fatto questo libro? Perché l'hai fatto questo libro? Il perché è una domanda. No, nel senso che parte tutto, intanto buongiorno a tutti, parte da un discorso appunto di passione, quindi passione per la Valle d'Aosta, per l'escursione e per gli animali. A questo abbiamo aggiunto l'altra passione per la fotografia che ben sai che ho, e quindi abbiamo messo insieme un pochino le due cose. Questo libro è una prima esperienza, quindi è diciamo il prototipo di tutto un progetto che stiamo facendo con questa casa editrice, che è una casa editrice piccola della Valle d'Aosta, che è la ND. Quindi tutto diciamo in loco, patrocinati dai vari comuni, in questo caso del Gran San Bernardo piuttosto che la Valsevierange e quant'altro, e nasce proprio per far vedere in chiave un po' più fotografica e un po' meno da guida quello che si può trovare nelle uscite, nelle escursioni, nelle... Se riesci a salire fino a 3000 metri alle 5 di mattino. Diciamo quello che si potrebbe riuscire a vedere. Potrebbe riuscire a vedere. Vabbè, però come anche, non so, il mio collega Claudio, eccetera, Alessandro, che sono appassionati di montagna. E questo può dare un aiuto anche a chi appunto è appassionato, perché tante specie o comunque anche in situazioni, perché poi il fulcro sta nel prenderli proprio nelle loro situazioni abituali, quindi mantenendo anche un rispetto per quella che è la valle, i parchi e i loro abitanti. Difatti non a caso abbiamo chiamato gli animali della Valle d'Aosta e il loro ambiente, perché poi in questi scatti, questo è un lavoro, è frutto di un lavoro di oltre 3 anni, dove si è andato chiaramente a riassumere una moltitudine di scatti per cercare anche di dare nel libro stesso un racconto, un filo conduttore, suddividendo un po' non come singola specie, quindi per fare una guida, ma come ambienti, quindi gli ambienti di più alta valle, di mezza valle, gli ambienti più vicini all'acqua o quelli proprio all'interno del bosco, e quindi le specie che chi è amante della montagna conosce, e alcuni però esemplari che non è così facile incontrare, come il cipeto, che è stato ripopolato in questi ultimi anni, che è una sorta di avvoltoio, chiamiamolo così, anche di dimensioni importanti, perché hanno apertura all'aria anche sui 4 metri, l'aquila reale, camoci, stambe, insomma quant'altro. Quanti metri? Il cipeto arriva anche a 4 metri. Addirittura! Un animale interessantissimo, perché c'è qui 2 o 3 foto che ho preso in primo piano, perché in realtà poi è leggerissimo, perché sono tutto ali, perché poi lui è leggerissimo, ha un metodo di caccia particolarissimo, perché lui si nutre di carcasse. Che cosa fa? Lui le prende e poi le lancia da queste altitudini, le fa schiantare a terra, dove poi le va a trovare, con la foto di prima che ho fatto vedere della volpe, ha trovato una carcassa di camoscio mollata da un gipetto in Valsevierange, quindi in centro parco del Gran Paradiso, e poi va a prendere i piccoli pezzi e si nutre di quello. Quindi è tutto anche un micromondo interno di tutte queste cose, e abbiamo cercato con gli editori di raccontare anche un po' di questi aneddoti e di queste situazioni, che ci sono, e ce ne sono parecchie. Volpe non mangia carcasse. No, la volpe andava là perché questa non era ancora solo carcassa, come hai visto in una foto di prima, e quindi si è divertita per una bella mezz'ora intera. Io ero appostato un po' più lontano, ma era in mezzo di una bufera di neve proprio queste settimane scorse, e cercava di pelle, pelo, tutto quello che poteva, di tirare ancora via da questa. Certo. Da certi casi, certi tipi di scatti, come ti ho detto, non vengono messi in questi libri, certo, perché venduti o proposti comunque anche in tema un po' più così familiare, magari certi tipi di scatti un po' più duri non li mettiamo. Certo. È un altro progetto che anche col discorso del lupo che certo ti facevo si sta sviluppando in abbinamento, quindi certo, non questo tipo. Qui certo, diciamo, è tutto molto più in armonia, più poetico, mettiamolo in questo senso. Bene, allora intanto facciamo vedere questa fotografia, questa che... ci puoi raccontare? Sì, questo qui
che nel libro poi sono presenti altri scatti, è una sequenza fatta in cima a Gran San Bernardo, nella zona del Crevacol sopra a Saint-Rémy en Bosse, dove è popolata, a differenza di zone come la Val Severange o comunque il Gran Paradiso, principalmente come animale, diciamo così, di riferimento è il cervo. Qui è un'escursione fatta al mattino presto, perché eravamo circa alle 5 rotti del mattino già in zona, quindi già in altura, e la particolarità dello scatto, e questo racconto che ci siamo già fatti, è che chiaramente la situazione di luce nulla, cioè era praticamente completamente buio. Quindi lì si ha spesso, come viene anche raccontato nel libro e anche in altre occasioni, la sensazione a volte che tu sei alla ricerca di qualcosa e osservi, ma in realtà sei anche osservato dagli abitanti di questi posti. E lì quello che ho percepito era proprio questo, era stata proprio la sensazione che io, non vedendo occhio nudo, occhio mio, nulla, un po' dai rumori che si possono sentire o percepire, un po' proprio da una sensazione di essere osservato, certo, o che ci fosse qualche presenza, ho cercato con l'attrezzatura di indirizzarmi verso il punto. Che hai usato Nikon D5. Con la Nikon D5, perché la particolarità nasce proprio da questa, che come tanti di noi non usiamo mai mettere gli ISO in automatico, certo, per molti motivi che ben sappiamo. In quel caso lì era quasi obbligatorio, anche perché che tipo di ISO mettevo, e poi sentendo spesso parlare di questa capacità degli ISO in automatico, ho voluto anche metterla un po' alla prova, e la prova è stata ampiamente superata. Ma l'hai usato 600? E avevo il 600 F4, tra l'altro con moltiplicatore, quindi eravamo a 1200 F8, quindi diventava un discorso che a quell'ora del mattino, con quel buio, 45.000 ISO. Sì, è partita una raffica che ho indirizzato verso dove pensavo ci fosse qualche movimento, e poi al momento dello sviluppo del DNG effettivamente c'era un branco di cervi che si stava spostando, in questo caso proprio uno o due che si stavano arrampicando, certo, ed è che in questo caso a 45.600 ISO, certo, la foto è comunque uscita, quindi certo, questa è la particolarità di questo, certo, di questo scatto. E di queste situazioni ce ne sono, certo, ce ne sono tante raccontate anche in questo libro, e diventa poi anche, io credo, per chi non è poi così pratico o meno, poi è emozionante tutta questa situazione, certo, cioè il fatto di trovarsi lì e poi sentire che intorno tutto si muove, qualcosa c'è. Ma non hai avuto paura? Questo me lo chiedo, diciamo che nel senso che in teoria sai e credi di essere al sicuro, adesso che la presenza appunto del lupo è un po' più riconosciuta e riscontrata in quest'ultimo periodo anche in valle, anche in zone non talmente difficili da raggiungere, probabilmente forse rispetto a questo scatto che è ormai un paio d'anni, forse mi farei qualche problemino in più, certo, diciamo che certo, per le prossime uscite mi dovrò attrezzare in maniera di essere un pochino più in sicurezza, certo. Poi situazioni di attacchi non ce ne sono mai state, ma diciamo, come dici tu, al buio così sentire, certo, muovere qualcosina, certo, può, certo. Ma un pensiero va. La tua scelta è andata sulla Nikon? Ma semplicemente per proprio questo tipo di fotografia qua. Certo. Come ti raccontavo, questa, in gergo, puoi etichettarlo, comunque classificarla come wild, caccia fotografica, usiamo poi i termini che vogliamo. Sostanzialmente è una continua ricerca, quindi un seguire, certo, gli animali. Quindi certo, non c'è un appostamento né da capanno né tantomeno mimetico. Sì, hai una situazione di mimetismo a livello di non andare là con colori sgargianti e quant'altro, quindi certo, anch'io la mia tuta mimetica piuttosto che. Però in realtà, nonostante il 600 sia impegnativo, io cammino e continuo a camminare per sentieri o meno, perché a volte non è neanche sentieri, e andare a seguire un po' le conoscenze che so di zone e di abitudini di animali, e un po' anche la fortuna, perché poi certo, se ci sei a una data ora è capace che qualcosa a volte ti sbuca, come succede in molte scatte, si può notare, come dicevi prima, sembra che questo ti dica cosa fai qua, no? Certo. Perché gli sbuchi o sopra o sotto di fianco magari non si aspettano, certo, di trovare. Poi, grazie al fatto che con un 600 puoi stare a una distanza di rispetto ma anche di sicurezza tua, che l'animale non scappa immediatamente, certo, e di 5 invece io principalmente, più per poi quest'ISO che mi hanno sorpreso piacevolmente, per il discorso della raffica. Certo. Io poi la uso totalmente in tracking 3D, quindi per me la raffica, la messa a fuoco in movimento veloce, dinamica, ad oggi sai che ho altra attrezzatura, ho provato anche con altre cose che conosciamo bene a fare delle sostituzioni, certo, al momento per come è il mio utilizzo, certo, è il non plus ultra, cioè certo, nel senso è proprio quello che mi serve per certo, fare questo.
Fantastico. Allora, questo è in vendita a dove? Questo è in vendita, allora, a livello di Valle d'Aosta e Piemonte, anche nelle librerie. Certo. Se no poi online, quindi certo. Amazon, Ibis Libri e quant'altro. End edizioni. End edizioni, e poi sì. Sarà in vendita anche sul sito diretto mio, che è in fase di realizzazione, perché l'abbiamo cambiato, che il progetto si chiama Lux PH Art, e quindi sarà poi luxphart.it, sì. Da lì si può anche, sarà un lavoro diverso, come tu sai, di stampe fine art e anche di altre cose, però da lì si può anche tranquillamente ordinare. Intanto, questo esemplare, questo libro, teniamo in negozio. Certo, e quindi chi interessa a dare un'occhiata, venite da noi, e che potete anche guardare, sviluppare senza problemi, e che siamo ben contenti di dare ogni informazione, cioè far vedere, e che vi assicuro è che dà un calore al cuore, perché si capisce quanto lui ama gli animali, quanto ama la terra. Cioè, questo è una cosa, tema che è importantissimo, perché lui non è molto tecnico nel fotografare, ma la fotografia esprime non la tecnica ma amore. Cioè, questo è veramente molto bravo a fotografare, volevo dire, no? Però c'è in fondo questo grandissimo amore, amore verso gli animali. Sono contento che viene trasmesso. Sì. Sì, è perché cioè, viene proprio voglia di dire, ma cioè, vado a fare una passeggiata. Sì, anche io. Sì, sei bravissimo, ma proprio mi piacerebbe anche a me, cioè, avere questo incontro. Poi tu vedi queste foto, c'è questa. Oh. Spunta la corna dalla neve. E quindi, cioè, dovresti essere lì. E dovresti essere lì e vedere come. E poi c'era una fotografia pazzesca. Che, e questo è anche carino, no? Cioè, e ti sta guardando, ma tu cosa fai qua? Cosa ci fai? Cioè, proprio anche questo. Mamma mia, questa. È un camoscio e che butta, cioè proprio sta saltando. Sì, nel vuoto. Nel vuoto. Strisciano, cioè, fino ad arrivare giù. E io dico, ma come fai, no? Come fai? E lui dice, lo fa. Sì, sì. Stambecchi no, ma camosci sì. Stambecco un po' più, meno di me, piace un po' meno la neve lo stambecco. Ah, ok. Però, ad esempio, anche questa, la fotografia, gli animali sono sfocati. Sfocati. E però la sfocatura, nel sfocato, tu vedi cosa stanno facendo. E questa è anche la bellezza di fotografia. Sì, è quello che ha differenziato rispetto alle classiche guide, perché non voleva essere una guida sugli animali, certo. Su nomi, era proprio anche ambientare questo. Un po' di più quello che si può trovare. E io poi, da una grande appassionato anche di binocoli, di osservazione, allora, noi, cioè, non allenati e per la camminata non possiamo portare 600 mm sulla spalla, però un bel binocolo 10-40, perché no? Cioè, si può portare tranquillamente, sì, cioè, certo. No? Perché osservare, magari non fotografare, ma osservare e portare a casa qualche immagine di ricordo nella mente, e serve. Assolutamente. Sì, e serve. E quindi io, cioè, suggerisco sempre di non cominciare a comprare 500, 600, eccetera, ma portare sempre un bel binocolo tipo Leica, Swarovski. E posso testimoniare che non l'hai ancora letto, è proprio quello che c'è scritto nelle prime pagine. Ma cioè, dai, davvero? Sì, il concetto di prima, l'abbiamo usato come termine di fare un sopralluogo, però il concetto è proprio questo, quello di andare, vivere il momento, osservare e capire, certo. Senza, proprio c'è chiaramente scritto, certo. Portarsi dietro l'attrezzatura, certo. Il binocolo sì, ma proprio per poi entrare un po' in contatto anche, certo. Su cosa eventualmente, anche banalmente il giorno dopo, certo. Si può poi andare a provare. Certo, perché noi in realtà viviamo in un mondo, diciamo, molto virtuale. Sì. Cioè, stiamo calpestando da soli i nostri piedi, non solo. Cosa peggiore è che stiamo calpestando i piedi dei nostri figli e dei nipoti e di bisnipoti. Sì, sono un pochino conto. Sì. Il problema è che non c'è coscienza di questo. È vero. Quindi
e andare in montagna, andare al mare, cioè proprio avere contatto con la natura, probabilmente ci riporta, ci aiuta a capire, ricordare che questa è la nostra terra, è vero. Oh, Simone, a te, grazie. Ti ringrazio. Grazie a voi. Arrivederci a tutti, grazie.